Investire in Bitcoin oggi è alla portata di tutti. Infatti, negli ultimi anni sono nati sempre più exchange per acquistare e vendere criptovalute, che hanno consentito sempre a più persone di entrare ed investire in questo nuovo mondo. Bitcoin, come sappiamo, è il re delle criptovalute, per cui sempre più investitori entrano ed acquistano Bitcoin facendo lievitare il prezzo. Ma moltissime persone si chiedono: quanti Bitcoin devo possedere in futuro per essere ricco? Bene, nel video di oggi voglio provare a darvi una risposta. E ciao a tutti, ragazzi, io sono Simone Perna, per chi non mi conoscesse, e in questo canale tratto argomenti di finanza personale, crescita personale e investimenti. Se non vuoi perderti alcun video, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Inoltre, se vuoi supportare il mio duro lavoro, lascia un like per l'algoritmo di YouTube, così da poter far vedere questo video a più persone possibili. Inoltre, ti invito anche a seguirmi sui miei profili Instagram e TikTok, trovi il link in descrizione. Prima di iniziare con il video di oggi, però, voglio ricordarti che io non sono un consulente finanziario e tutto quello che dico in questo video è solo a scopo informativo. Perciò, prima di investire i tuoi soldi, fai i tuoi studi e le tue considerazioni, cercando di non investire alla cieca. Bitcoin ormai è sulla bocca di tutti, sia dei piccoli investitori, ma anche dei grandi investitori e degli istituzionali. Quindi le previsioni che il prezzo di Bitcoin continui a crescere nel tempo sono molto alte. Moltissime persone però acquistano Bitcoin e le altre criptovalute pensando di diventare ricchi dall'oggi al domani. In genere però, chi pensa di ottenere profitti assurdi in così poco tempo rischia di perdere il capitale investito. Come sappiamo, Bitcoin ha una quantità di monete prestabilite dal protocollo e nessuno può modificarlo. Questa quantità è limitata a 21 milioni di Bitcoin e rende Bitcoin il primo asset digitale raro, ancor più raro dell'oro. Quindi, con solamente 21 milioni di Bitcoin, solamente 21 milioni di persone potranno possedere un Bitcoin intero. Ma qui però dobbiamo fare delle distinzioni. Innanzitutto, in questo momento sono stati minati poco meno di 19 milioni di Bitcoin, ovvero circa il 90% dei Bitcoin possibili da minare. Di questi 19 milioni di Bitcoin, però, si stima che circa 3-4 milioni siano andati persi e nella maggior parte delle volte sono irrecuperabili. Questa quantità di Bitcoin persi, però, andrà ad aumentare sicuramente nel tempo. Quindi sempre più Bitcoin andranno persi. Sicuramente avrete sentito anche la notizia di James Howells che ha perso il suo hard disk contenente più di 8.000 Bitcoin, ovvero circa 300 milioni di dollari. E non è l'unico ad aver perso cifre così importanti. Infatti, quando si investe in criptovalute, la sicurezza è davvero molto importante, quindi studiate come mettere al sicuro le vostre criptovalute. Inoltre, bisogna capire quanti bitcoin sono posseduti da Satoshi Nakamoto, ovvero l'inventore di Bitcoin. Satoshi Nakamoto, il 3 gennaio 2009, minò il primo blocco, ovvero il blocco Genesi, e i primi blocchi minati avevano una ricompensa di 50 bitcoin. Grazie alla minore difficoltà di mining a inizio 2009, alcuni rumors hanno stimato che Satoshi Nakamoto abbia minato circa 1 milione di bitcoin, ovvero circa 50 miliardi di dollari. Inoltre si pensa che Satoshi Nakamoto abbia perso l'accesso ad alcuni dei suoi wallet bitcoin. Questo perché, guardando i primi wallet che hanno ricevuto le prime ricompense dai mining, alcuni di questi wallet infatti contengono ancora dei bitcoin fermi. Un altro fattore davvero importante da considerare è che ci sono moltissime persone e anche istituzionali che possiedono centinaia se non migliaia di bitcoin. Basti pensare ad esempio a Michael Saylor, ovvero il CEO di MicroStrategy, che detiene circa 120.000 bitcoin, oppure al wallet misterioso di Bitcoin contenente circa 125.000 bitcoin, o ancora El Salvador con il suo presidente Bukele che continua ad acquistare ininterrottamente. Con questi dati possiamo comprendere effettivamente che i bitcoin non sono 21 milioni, ma molti di meno, ovvero circa 17 milioni. Quindi 21 milioni, ovvero l'offerta massima di bitcoin, meno il milione posseduto da Satoshi Nakamoto, meno circa 3 milioni di bitcoin andati persi, e il risultato fa 17 milioni. Inoltre, di questi 17 milioni di bitcoin, la maggior parte sono nelle mani di grandi investitori e degli istituzionali. Quindi possiamo dire che davvero pochissime persone possono e potranno possedere un bitcoin intero. E quindi, quanti bitcoin devo possedere per essere ricco in futuro? Provo a darvi una risposta. Innanzitutto dobbiamo capire quanti milionari ci sono al mondo, perché saranno loro in futuro a spendere centinaia di migliaia di euro per possedere più bitcoin possibili. Facendo alcune ricerche online ho scoperto che ci sono circa 53 milioni di milionari al mondo. Inoltre ci sono circa 590 milioni di persone con un patrimonio netto superiore ai 100.000 dollari. E questi non sono da trascurare perché potrebbero essere dei potenziali holder di bitcoin nel lungo periodo. Anche se il loro potere di acquisto effettivamente è minore rispetto ai milionari. Quindi, prendendo in considerazione i 17 milioni di bitcoin, con
compresi anche quelli ancora da minare, dovremmo fare 17 milioni di bitcoin diviso 643 milioni di persone, ovvero i milionari più le persone che possiedono il patrimonio superiore ai $100,000. Come risultato esce 0,02 bitcoin per singolo milionario. In questo momento in cui sto registrando il video, bitcoin vale circa 36.500 euro e per acquistare 0,02 bitcoin occorrono circa 700 euro. Per concludere possiamo dire che acquistare oggi 0,02 bitcoin con un investimento di circa 700 euro ti garantisce un posto nella top 25% degli holder di bitcoin e con molta probabilità potresti diventare ricco da qui a 10 anni. Ti ricordo nuovamente che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di investire fai le tue ricerche e le tue considerazioni. Fammi sapere con un commento cosa ne pensi, così da avere una discussione costruttiva. Il video termina qui, spero che il video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato d'aiuto. Ti ricordo nuovamente di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto e di lasciare like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!